sarà un danza con Joe, breve ma conciso, ma soprattutto da prendere con le pinze. Mi raccomando, con le pinze, e se avete qualcosa da dire me lo dite qua sotto, ok? Benvenuti nel secondo ed ultimo appuntamento di Danza con Joe per il mese di ottobre. Come state? Spero tutto bene. Molte volte ci andiamo a chiedere quali sono le qualità fisiche e psicologiche e caratteriali che fanno di un ballerino professionista un vero ballerino. E con questo non voglio parlare solamente dei ballerini che già lavorano, ma anche degli aspiranti, quindi chi vuole intraprendere questa carriera del ballerino. Vi sto per fare quel famoso discorso di cui vi parlavo qualche video fa, che dovreste fare con il vostro insegnante per capire se avete tutti i requisiti per diventare un ballerino professionista. Ci tengo a dire, è una mia opinione personale, quindi se avete qualcosa da aggiungere o da recriminare su quello che dirò, ne parleremo qua sotto con molta calma nei commenti. Non dovete prendere per oro colato tutto quello che dico, perché ripeto, è una mia opinione personale in base alla mia esperienza breve comunque, quindi non insegno da talmente tanti anni da avere la conoscenza assoluta. Mi sono fronteggiata diverse volte con la situazione, quindi so di cosa sto parlando, però ripeto, se avete qualcosa da dire me lo dite senza problemi. Quello che ho riscontrato nelle persone che potrebbero effettivamente diventare dei ballerini veri e propri sono 5 caratteristiche che vanno a ricoprire sia il punto di vista fisico, sia il punto di vista psicologico, sia altri punti di vista che adesso andremo a vedere punto per punto. Vi darò le mie motivazioni per il quale secondo me questi requisiti sono fondamentali per poter diventare un professionista nel mondo del balletto. Sarà scontato, ma il primo punto che voglio andare ad analizzare con voi è la passione. Con passione io non intendo quella frasetta famosa che tanti di voi dicono, ovvero la danza è la mia vita, che poi alla fine non è vero, perché comunque ci sono mille altre priorità nella vostra vita. La passione deve essere una passione vera che vi porta a farvi sempre, ogni giorno, costantemente delle domande su quello che fate, che vi porta in ogni momento libero che avete a pensare alla danza, che vi porta ad allenarvi anche più del dovuto, che vi porta a perseguire il vostro sogno, che vi porta a pensare che la vostra vita non sarebbe la stessa se non ci fosse la danza, e non in senso di hobbistica, quindi come hobby, come passatempo, come attività sportiva giusto per mantenersi in forma, ma proprio come arte, come modo di vivere la vita. Quindi nella sua completezza la danza fa parte della vostra vita. Per capire se avete veramente la passione, provate a pensare cosa sarebbe la vostra vita senza la danza, e a quel punto risponderete alla vostra domanda. La seconda caratteristica che assolutamente non deve mancare in un aspirante ballerino professionista, o comunque in un ballerino professionista, è la testa. Cercherò di prendere questo argomento, questo punto, con le pinze anch'io, perché è una cosa che sono riuscita a raggiungere solo dopo molto tempo. Vi farò un esempio pratico. La persona X è una persona estremamente dotata, che ha una fortissima passione per la danza, ma nel momento in cui le si propone un'audizione seria, un concorso serio, una seria possibilità di entrare nel mondo del lavoro, la persona X comincia ad accampare scuse per evitare il confronto con gli altri, perché nella sua realtà magari si trova ad essere l'allieva più brava di tutte, ha paura di arrivare in un contesto nel quale bravi come lei ce n'è altri 10, per dire, se non di più. La testa è ciò che differenzia un aspirante ballerino serio da un aspirante ballerino così tanto per dire. Con la testa io intendo quella capacità di essere competitivi ma senza fare della competizione la propria vita, perché altrimenti le delusioni vi arrivano sul collo come la spada di Damocle, vi segano le gambe letteralmente. La testa vuol dire riuscire a prendere ogni possibilità con sportività, quindi sia nel caso di una delusione sia nel caso di una vittoria, comunque lasciare come priorità il fatto di lavorare costantemente su se stessi, perché non si smette mai di imparare, anche se sei già arrivato in un certo senso a lavorare nel mondo del balletto, comunque non si è mai arrivati. Quindi ci vuole assolutamente la testa. La testa è la tranquillità anche del competere, quindi non è solamente questione di avere la forza di volontà di continuare a competere nonostante le sconfitte, ma anche il fatto di prendere le sconfitte con filosofia, quindi cercare di ragionare bene sul perché ho sbagliato, per quale motivo oggettivo o soggettivo io ho perso la determinata competizione, che può essere una competizione vera e propria oppure un'audizione, anche cose minori, non è necessario andare
andare a pensare al mondo professionistico e basta, anche cose un po' più blande, su cosa devo lavorare e via dicendo. Quindi guardare con concretezza quali sono le mie possibilità, guardare con concretezza quali sono i miei risultati, positivi o negativi che siano, e soprattutto mantenere la sportività e l'umiltà. Il terzo punto riguarda principalmente il lato familiare della persona che vuole diventare un ballerino, o comunque che aspira a diventare un ballerino, che è già un ballerino, almeno se il ballerino è comunque giovane e non ha un lavoro vero e proprio, non può sostentarsi da solo, che è il supporto della famiglia. Supporto della famiglia che deve essere di due tipi: deve essere necessariamente sia dal punto di vista economico, quindi la famiglia deve essere disposta a fare dei sacrifici economici o comunque a investire economicamente nella carriera del figlio, e deve crederci tanto quanto il figlio, perché altrimenti c'è qualcosa che non va. Ecco, senza il supporto di chi appunto investe su di te non è possibile realizzare il proprio sogno, quindi bisogna lottare anche con calma e con le giuste parole con chi ti deve sostenere, quindi non necessariamente un genitore, ma chi scegli tu per sostenerti, per fargli capire quanto ci tieni a questo sogno. E allo stesso modo la persona X deve sostenerti, supportarti dal punto di vista psicologico, quindi deve essere in grado di spronarti, ma con la giusta misura, quindi non in maniera più competitiva addirittura di quanto non sia necessario, ma nemmeno con sufficienza e indifferenza della serie: mi va bene tutto, basta che tu faccia. Va bene fino a un certo punto, ma bisogna comunque far sentire che il sogno è comune, quindi la tua felicità è anche la mia, di supportare psicologicamente quando si ricevono delle delusioni, di trovare sempre le giuste parole per far sì che la persona che aspira a diventare un ballerino non sia mai demotivata a proseguire con il suo sogno. La quarta caratteristica che deve avere secondo me un buon ballerino professionista è, mi dispiace dirlo, ma le doti fisiche. Io ripeto, come ho già detto in altri video, sono reduce da disturbi alimentari, sono reduce da un momento e tuttora non ho il fisico adatto ad essere una ballerina professionista. Per quanto adesso sia molto più elastico il mondo della danza per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, soprattutto all'estero, ma dipende un po' da quello a cui tu aspiri. Ci sono veramente tantissime realtà nel mondo nel quale magari le tue caratteristiche fisiche sono perfette per quella compagnia, per quello spettacolo, per quel genere di danza. Guardati intorno, cerca di capire che cosa è più adatto a te. Questo è un discorso che va preso assolutamente con le pinze. Io non voglio con questo video assolutamente stimolare nessuno a cambiare il proprio fisico, perché è sbagliato. Per quanto la passione, la testa e tutto il resto ci siano e siano grandi, non sto parlando di grasso o magro, sto parlando di struttura ossea che ti impedisce di lavorare determinati tipi di movimento. Cerca di capire qual è la strada più giusta per te, non incaponirti su quell'unica strada che il tuo fisico ti impedisce di perseguire. Ma per sfortuna del destino, non è per una questione di stili alimentari, di stile di vita e cose del genere, stiamo parlando di cose impossibili da modificare, tutto il resto si può lavorare secondo me. Questo è il punto più ostico, quindi io spero di aver usato le parole giuste, ma nel caso io abbia detto delle cose che vi hanno ferito, offeso, mandato in confusione, fatemi sapere qua sotto nei commenti, perché ho bisogno assolutamente delle vostre critiche per poter migliorare il mio modo di esprimermi. Però spero che il concetto sia passato nella maniera giusta. L'ultimo punto che vi porterà sicuramente ad essere dei buoni ballerini è il curriculum. Anche questo va preso con le pinze, perché c'è situazione e situazione, ma secondo me un aspirante ballerino che vuole entrare nella carriera professionistica deve avere un piccolo curriculum pregresso di concorsi vinti, di concorsi nella quale si è avuto una competizione, ma comunque ci vuole un minimo di curriculum, quindi aver partecipato a pubblicità anche banalmente con piccoli spezzoni ballati, aver tentato delle competizioni, aver vinto delle competizioni, insomma il curriculum un pochino fa. Presentarsi a un'audizione per una compagnia professionistica dove si è già vinto dei concorsi o via dicendo, comunque ti porta a scalare un pochino la classifica di tutti coloro che partecipano alla tale audizione. A livello di concorso questo discorso non si può fare, perché in un concorso uno non si presenta con un curriculum, quindi i concorsi non ti portano alla vita professionistica, non sempre, almeno dipende dal livello di concorso. Principalmente questo è un discorso che va fatto per quanto riguarda le audizioni, quindi per un discorso di percorso serio per arrivare alla carriera
di artistica di ballerino. Questo è stato un video difficile da girare perché, ripeto, io non ho moltissima esperienza, ma avendo l'esempio di mia mamma, comunque una mia personale carriera che mi ha portato ad entrare in contatto con realtà professionistiche, con allievi aspiranti, via dicendo, mi hanno portato a questa sintesi di 5 punti. Ma ripeto, se ho detto qualcosa nella maniera sbagliata, se avete bisogno di chiarimenti ulteriori su determinati punti, sentitevi liberi di dire quello che volete qua sotto nei commenti. Mi raccomando, niente insulti, niente shaming, niente di niente, perché ripeto, io sono solamente una dilettante nel vasto mondo dei maestri di danza e sto parlando secondo quella che è la mia esperienza. Condividete la vostra e in questo modo arricchirete il mio bagaglio culturale. Potrei anche decidere, in base a quello che scriverete qua sotto, di aggiornare, diciamo, questi 5 punti nella maniera più corretta. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un like di supporto, e se pensate che questo video possa interessare ai vostri amici, parenti, compagni di danza, insegnanti di danza, aspiranti ballerini, condividetelo su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, cliccate sul tasto iscriviti e ovviamente anche sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video con Cartoon Joe il 22 di ottobre, invece il prossimo Danza con Joe sarà il 2 di novembre. Un bacione, buona danza a tutti e ci vediamo alla prossima!